E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, io vi parlerò di iOS 13 e di cosa è cambiato in questo nuovo aggiornamento che è ancora in beta, no? E sarà ufficialmente disponibile a settembre. Vedere, ho iOS 13. La cosa che si nota è la dark mode. Vedete qua, aspetto scuro, aspetto chiaro. E qua è scuro e chiaro è così. Come non lo conosciamo tutti. Io lo attivo scuro. Ma ci sono due modi per attivare. Uno è proprio questo qui. E il secondo si attiva dallo schermo luminosità. Potete fare aspetto chiaro, aspetto scuro. Ecco, poi farò un video di come scaricarlo, lo farò fra poco, quindi non preoccupatevi. E andando su foto, andando su una immagine qua, è cambiato il pulsante per condividere, no? Sono proprio ridisegnato tutto quanto, ci sono molte più modalità qui. Poi è proprio anche qua cambiato tutto, proprio diviso in giorni, mesi, in anni, tutte le foto e così. Poi App Store, che è cambiato, anche qua c'è la dark mode e non c'è arcade, cioè una nuova definizione di videogiochi per resto disponibile, che sarà disponibile fra poco. Poi per aggiornarlo bisognerà andare su qui e scorrete e vi usciranno gli aggiornamenti appena aggiornato Google Assistant. È cambiato il 3D Touch, cioè l'hanno aggiunto. Ad esempio su App Store io premo e qua ci sono, come prima potete vedere tutte le cose, no? E anche per cancellare invece bisogna tenere premuto tanto tempo e poi usciranno normalmente per cancellare, come facciamo sempre. I volumi dei tasti sono cambiati, vedete qua che occupa molto meno spazio rispetto a prima che c'era un patacone in mezzo. E sì, è cambiato anche il pulsante per le vibrazioni, schiaccio qui e uscirà silenzio mode on off. E I messaggi sono cambiati, vedete qua un po' cambiato. Andiamo su da qua, la mia amica uscirà le emoji, io posso scegliere qualunque io scelgo me, e ci saranno molte emoji da inviare, ad esempio questa. Poi si può scrivere più facilmente in questa maniera: ciao, come stai? Io bene. Voglio chiamare domani. Ecco, è proprio così. Ok. Poi la batteria, andiamo su impostazioni, batteria, stato batteria. Uscirà caricamento ottimizzato della batteria, cioè per ridurre l'usura della batteria. L'usura in senso che la batteria durerà meno, danneggerà. iPhone apprende dalle tue abitudini quotidiane di caricamento e attende che la ricarica superi l'80% prima che tu possa usarlo di nuovo. E secondo me questo fa la batteria molto. Non l'ho potuto ancora bene provare, quindi non so esattamente come, cosa dovrei aspettarmi, se è veramente un miglioramento oppure no. Hanno aggiunto l'applicazione Trova, che qua uscirà tutto, qua dove abito e tutto così. Poi qua usciranno i dispositivi. E Safari, andiamo su Safari. Ah, tra l'altro qua vedete i contatti che ha cambiato l'iconcina, no? Safari. E notiamo subito che qua c'è AA, cioè la potrete di rimpicciolire e ringrandire tutto quanto. Ecco. E rimpicciolire.
E potete anche fare il download di file direttamente, potete scaricare file, musica, così direttamente da qua, che vi si caricherà sotto file. Poi promemoria, l'applicazione di promemoria è cambiata, vedete qua, ridisegnata completamente. Andiamo sotto qua, Zen, e uscirà le compatibilità. Sarà compatibile con iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone SE, iPad Pro, iPad 5 versione 2017, iPad 6 versione 2018, iPad Air 2, iPad Mini 4 e iPod Touch 7, settima di generazione. Solo questi saranno disponibili. Detto questo, ci saranno un sacco di altre cose che non vi ho detto, però io vi ho detto soltanto queste. E spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime notifiche. Ciao!